Su Topolino numero 3573, il Papa e la mitologia, usciti contemporaneamente lo stesso giorno, sono state pubblicate due nuove storie della grande mitologia papera. Infatti, mentre su Papa e la mitologia numero 2 ecco arrivare gli enigmi della Sfinge, sul Topolino numero 3573 ecco venire raccontato il volo di Archidedalo, che è al tempo stesso prequel e sequel del filo di Arianna. Ed è proprio il volo di Archidedalo che è dedicato il video che state per vedere, che così conclude il discorso che avevamo iniziato con il filo di Paper Arianna. Luca Barbieri, affiancato da Giampaolo Soldati, ci racconta in questo episodio la storia di Archidedalo, che in effetti la versione disneyana tramite Archimede del famoso Dedalo. Dedalo nella mitologia antica non era solo l'architetto che costruì il labirinto al cui interno, come abbiamo visto nel video precedente, il re Minosse chiuse il Minotauro, il figlio della moglie, ma era anche di fatto il vero prototipo o archetipo dell'inventore. Quindi la scelta di Archimede per interpretarlo è stata più che naturale. Infatti Dedalo, che era stato appunto chiamato da Minosse proprio allo scopo di costruire questa intricatissima prigione, e che tra l'altro ebbe un figlio da una delle ancelle di Minosse, il famoso Icaro, tra poco ci arriviamo, era anche un famoso inventore cui sono attribuite degli particolari statue mobili, una specie di automi. A Dedalo infatti vengono attribuiti due generi differenti di statue, i Daidala, delle piccole statuine soprattutto in legno, e in particolare gli Agalmata, che erano una specie di bamboline con gli arti mobili. E in particolare Platone nei suoi scritti ne fece notare la sconcertante mobilità, quasi a voler far intendere che fossero in un certo senso molto vicine al potersi muovere in maniera indipendente dallo stesso creatore. Non è quindi un caso che Barbieri inserisce nella storia l'invenzione di Edi proprio all'interno, in uno dei passaggi. D'altra parte, la storia degli automi meccanici, come abbiamo visto più o meno di sfuggita nel video dedicato al principe d'Egitto, in realtà credo che il nome della saga fosse un altro, però me la ricordo così, la recupero e ve lo metto in descrizione. Nel mondo dell'antica Grecia è piuttosto, appunto, antico. Di fatto con la parola automi si possono considerare tutta una serie di meccanismi basati su concetti scientifici semplici che vennero costruiti da diversi inventori dell'antica Grecia, dell'antichità più in generale. Essi erano realizzati o per fare dei piccoli compiti o pure per dimostrare in maniera semplice alcuni principi scientifici. Nel video che vi ho citato prima, per esempio, c'è l'eliopila, che appunto era una pila in grado di ruotare grazie alla forza del vapore prodotto dall'acqua in ebollizione. Invece, tra storia e mito, abbiamo l'isola di Rodi, che veniva considerata in antichità come la principale produttrice di automi. E infatti il mito del colosso di Rodi in qualche modo sembra suggerire che questa gigantesca statua, costruita a protezione del porto della città, avesse in effetti alcuni elementi mobili. Infine ecco, cioè, i due automi più noti della mitologia greca, costruiti da Efesto, erano un uomo, Talo, in bronzo, e una donna, Pandora. Forse la stessa Pandora? Chi lo sa? In ogni caso, effettivamente anche di questi automi di Efesto si parla in una storia mitologica papera che verrà tra l'altro ristampata su Papera Mitologia numero 3, le bambole di Efesto, per cui non vi devo dire di non perdervi la prossima uscita di Papera Mitologia. Ma torniamo al nostro Dedalo e al mito che è legato al buon architetto dell'antichità. Dedalo infatti era stato rinchiuso all'interno
del labirinto insieme con il figlio Icaro. Ovviamente perché custodiva il segreto per poter entrare e uscire a piacimento dal labirinto. Il buon Dedalo per uscire inventò qualcosa di molto particolare, ovvero due ali. Utilizzando le piume degli uccelli che cadevano all'interno del labirinto e la cera, costruì una struttura sopra la quale montare le piume e quindi utilizzò queste ali per letteralmente volare, un po' come una specie di novello Leonardo che progettò delle strutture simili. Li possiamo ritrovare ovviamente all'interno dei suoi appunti. Vi ricordo tra l'altro che Leonardo, nel famoso trattato sul volo degli uccelli, studiò con grande approfonditezza, si dice approfonditezza, l'anatomia delle ali degli uccelli, perché ovviamente il suo sogno era poter mandare gli uomini nel cielo. Tra l'altro in quegli stessi appunti troviamo anche una specie di proto elicottero. Vabbè, però tutto ciò è una storia collaterale rispetto invece al mito. Ci torniamo subito, perché Dedalo diede un'unica indicazione al figlio Icaro, e già ha costruito le ali anche per il figlio, non è che lo lasciava lì del labirinto, ovvero non avvicinarsi troppo al sole perché altrimenti il suo colore avrebbe sciolto la cera, e non avvicinarsi troppo al mare perché altrimenti l'umidità del mare avrebbe appesantito le ali e l'avrebbe fatto cadere. Icaro però, che nella storia disneyana viene interpretato da Newton, non segue le indicazioni del padre e così si avvicina troppo al sole. La cera si scioglie, non può più volare e cade a picco nel mare. Per poter arrivare a far sciogliere la cera grazie ai raggi del sole, in realtà ce ne vuole. Per cui alla fine Icaro muore. Invece, in questo senso, la storia di Barbieri, che non finisce in questo modo, ma finisce con una specie di tuffo olimpionico all'interno della superficie del mare intorno a Creta, è in qualche modo scientificamente più corretta rispetto al mito stesso. Arrivati a questo punto, sperando che questo guazzabuglio di storia, miti, invenzioni sia stato di vostro gradimento, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere notifiche su tutti i nuovi video caricati, inclusi quelli di questa piccola serie mitologica. Saluti a tutti!